Oggi al Salone del Libro Arena Piemonte si parla del gusto della vita, prevenzione e culture alimentari a confronto. Uno dei dati che mi ha colpito, professor Marra, che avete dato oggi è che la prevenzione può ridurre la mortalità delle malattie cardiovascolari addirittura di più delle più avanzate terapie. Qual è il suo consiglio allora, professore? Come ci dobbiamo comportare nella nostra vita quotidiana? Allora, intanto ha colpito anche me, perché quando io ho visto questo dato, dunque viene dall'Università di Liverpool, dove hanno fatto un'analisi sulla riduzione della mortalità, quindi non sull'incidenza della malattia, ma sulle estreme conseguenze della malattia, in Inghilterra e nel Galles, quindi nella parte bassa degli United Kingdom, hanno visto che la terapia, intesa come tutte le terapie, angioplastica, farmacologica, tutto quello che volete, organizzativa, riduce mediamente la mortalità sul 40%, per esempio ridurre il fumo del 10% in 10 anni, ridurre il colesterolo dell'8% in 10 anni, ridurre la pressione arteriosa e così via, migliorare l'attività fisica, riduce la mortalità in circa il 50% della patologia. Poi c'è un 10% che non si sa, come tutte le cose analitiche in questo mondo, prevenire conviene, e vi do un dato nostro piemontese. Allora, gli infarti acuti in Piemonte nel 2007 erano 5.500 circa, nel 2014 erano 4.500 circa. Questi 1.000 infarti in meno in Piemonte da dove vengono? Vengono dalla maggiore educazione sanitaria, da una maggiore conoscenza delle malattie, da un certo miglioramento degli stili di vita, per quanto possa essere, come dire, un granellino, però messo su tanti fattori, ripeto, sull'attività fisica, sulla dieta, sul peso corporeo, sul colesterolo, sul fumo, sul diabete, sulla pressione arteriosa, tutti questi fattori messi insieme generano una riduzione di 1.000 infarti in 8 anni. Quindi vedete che involontariamente, nel senso che non c'è tutta questa consapevolezza, ma anche in Piemonte, a forza di fare campagna, a forza di parlarne, si riduce l'impatto della malattia. E purtroppo gli squilibri alimentari iniziano a manifestarsi fin dall'infanzia. Dottoressa Pedani, che cosa possiamo fare per i nostri figli? Possiamo fare una buona educazione, un'educazione che è non soltanto alimentare ma è proprio lo stile di vita. Uno stile di vita sano comporta movimento, comporta non bere troppe bibite gasate, zuccherate, fare un giusto uso del televisore, soprattutto dei computer, non perdere le giornate seduti sul divano a chattare, e quindi reinsegnare ai nostri ragazzi la socialità, il vivere insieme, il parlarsi direttamente, il fare cose insieme. Una cosa che da fare insieme, ad esempio, è cucinare insieme. Oggi ci sono molte opportunità sia nelle scuole che nei corsi di cucina che vengono fatti anche televisivi, e quindi reimparare il piacere di creare, di costruire, di impastare, di mettere proprio le mani nella pasta è importante per ridare ai ragazzi il senso proprio della semplicità dell'alimentazione. Non mangiare troppi alimenti bombati, come si dice, hamburger con tante salse, eccetera. Riportarli a un gusto semplice, cose naturali, di buona qualità, non di troppa quantità, ma basiamoci sulla qualità e sulla filiera corta, sulla stagionalità, sul recuperare quello che è le nostre radici, che sono radici importanti, sono le radici della dieta mediterranea, che è patrimonio dell'umanità. I nostri anziani sono vissuti così bene per anni, hanno superato guerre, hanno superato insulti importanti, anche guerre ravvicinate, e hanno vissuto bene. Impariamo, riconquistiamo il piacere del vivere. La prevenzione non è costrizione, non è restrizione. La prevenzione è vivere bene, vivere con piacere e godersi la propria vita.